Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Federico, sono qui oggi per darvi qualche consiglio utile per iniziare a produrre la vostra musica. In questo video appunto voglio spiegarvi come iniziare a produrre musica, in particolare in questo episodio parliamo dell'attrezzatura fondamentale che vi serve nel momento in cui decidete di iniziare a produrre dei remix, delle canzoni inedite vostre, dei bootleg, mashup, insomma iniziare a produrre musica elettronica. Prima di iniziare vi invito a seguirmi su Instagram a @DorioFederico, ad iscrivervi al canale qui su YouTube e ad iscrivervi al canale Telegram per rimanere aggiornati sempre sulle uscite dei nuovi video. Detto ciò, iniziamo subito. In questo video citerò soltanto gli elementi fondamentali che vi servono per iniziare a produrre musica. Il primo elemento fondamentale è sicuramente il computer. Il computer sarà l'oggetto principale di cui avrete bisogno. Avrete bisogno del computer e di un software dedicato alla produzione. In commercio ce ne sono moltissimi. I più famosi per Windows sono FL Studio, Ableton, Cubase. Per Mac si trova invece anche Logic, oltre a quelli precedenti. Insomma, ci sono un sacco di software. Io vi consiglio, se siete su Windows, di iniziare a produrre con FL Studio, un ottimo software anche per chi produce ad alti livelli. Chi invece inizia su Mac può decidere o di usare FL Studio o di usare Logic Pro. Io personalmente uso Logic Pro, mi trovo bene, ma quando ero su Windows utilizzavo FL Studio ed era lo stesso sistema in pratica. Quindi la prima cosa fondamentale è procurarsi un software detto sequencer, dove attraverso questo programma creerete effettivamente la canzone. La seconda cosa fondamentale che vi serve è un sistema per ascoltare la musica. I sistemi possono essere due, possono essere delle cuffie o può essere un paio di casse monitor, anche se in realtà sarebbe consigliato avere entrambi. Un paio di cuffie, in questo caso se siete dei DJ avete già un buon paio di cuffie, non fatevi problemi ad iniziare ad utilizzare quelle. Io ad esempio per produrre utilizzo le cuffie che utilizzo anche per suonare, che sono queste qua, le Sennheiser HD25. Però se volete acquistare un paio di cuffie dedicate, fatelo pure, è un buon investimento e costano anche relativamente poco per quello che vi permettono di fare. L'altro sistema d'ascolto invece che ho detto sono un paio di casse monitor in particolare. Le casse monitor sono un paio di casse che, a differenza delle casse che utilizziamo per le nostre serate, hanno una riproduzione flat delle frequenze. Questo vuol dire che loro, tot segnale che entra, tot segnale esce, rimane più o meno invariato, mentre le casse magari che utilizziamo noi amplificano i bassi, cercano di far suonare meglio la canzone, che quando produciamo non vogliamo che suoni meglio grazie alla cassa, ma che suoni meglio perché magari noi andiamo ad equalizzarla attraverso il programma. Insomma, abbiamo bisogno che il suono che noi produciamo attraverso il computer sia lo stesso che poi andiamo ad ascoltare. Per iniziare vi consiglio una spesa minima di circa 100 euro. Io al momento utilizzo uno stereo di qualche anno fa, andate a vedere il video precedente sul mio home studio, attraverso la quale posso ascoltare in maniera abbastanza pulita quello che sto producendo. Però insomma, se avete bisogno di un paio di casse da acquistare, vi consiglio dei prodotti qui sotto in descrizione, che con una spesa di all'incirca 100 euro riuscite già ad avere un buon prodotto. Poi un prodotto che non è fondamentale, ma io vi consiglio specialmente se non siete dei compositori, se non sapete suonare nessuno strumento, io ve lo consiglio, ovvero una tastiera MIDI. Una tastiera MIDI che adesso vi faccio vedere cos'è. Questa qui è una tastiera MIDI, questa è di Alesis. È una tastiera che va collegata al computer e vi permette di simulare il sintetizzatore che state utilizzando all'interno del programma. In poche parole potrete suonare come se fosse una pianola, soltanto che suonerete quello che state producendo al computer. Potete registrare quello che suonate. Insomma, è molto comoda. Io la consiglio specialmente a chi non ha nessuna base musicale. Ad esempio io vi dico umilmente che non ho suonato mai nessuno strumento, quindi quello che ho imparato l'ho imparato soltanto col tempo. È utile perché poter toccare fisicamente i suoni che andate a mettere poi nel computer vi aiuta molto a capire se quello che state facendo può funzionare o no, mentre se siete già dei compositori magari riuscite semplicemente guardando lo spartito a capire come può suonare qualcosa. Quindi vedete voi, è un buon investimento, comunque non costa troppi soldi. Come sempre vi lascio in descrizione qualche prodotto. Niente, per questo primo episodio di imparare a produrre abbiamo finito e abbiamo visto tutta l'attrezzatura necessaria. In futuro vedremo nello specifico ogni componente, come si utilizza, vedremo qualche esempio di produzione al computer e vedremo come funzionano tutti quanti i programmi. Per oggi è tutto, vi invito ad iscrivervi su YouTube, su Telegram, a seguirmi su Instagram. Io sono Federico e noi ci vediamo venerdì con un nuovo video.